L'avventura di oggi ha inizio al piccolo castello. Il grande Barry. Avete sentito? Non c'è dubbio, sono affamato. Sì, anch'io. Mi è venuta voglia di pesce con le patatine. Ma non abbiamo pesce, Vostra Maestà. Cosa? Non c'è il pesce? Posso procurare dei bastoncini di pesce. Che delizia! Adoro i bastoncini di pesce. No, no. Ho voglia di pesce fresco. Appena pescato, con tante patatine. Ci sono! Il papà di Ben ha un peschereccio. Bene, allora andiamo subito a parlargli. Ormai è ora di ritirare la barca per l'inverno, Ben. Sono felice che Bunty abbia superato l'estate senza alcun incidente. Come? Che tipo di incidenti? Quelli in cui le barche vengono mangiate. Mangiate? Sì, strano, davvero non ti ho mai raccontato la storia del grande e grosso Barry il pesce? No. Era una notte buia e tempestosa. Stavo navigando sul mio peschereccio quando improvvisamente... Un pesce, signor Elfo. Che cosa? Voglio un pesce per cena con le patatine. Oh. Quindi vorrei che ci portasse nel lago per prenderne uno. Vedete, ho appena messo in secco Bunty per l'inverno. Chi è Bunty? La mia barca. Beh, un'uscita in più non può farle male, giusto? E invece sì, purtroppo. Si bagnerebbe. Signor Elfo, è il suo re che glielo ordina. Ok, salite a bordo. Dovete lasciare qui le vostre bacchette. Non si usa la magia sulle barche degli elfi. E noi siamo elfi. Finalmente si parte. Voglio stare io al volante. Aspettate un momento. Sarete anche il re sulla terra, Vostra Maestà. Ma su questa barca io sono il capitano, quindi ho io il comando. E va bene, capitano. Basta che io abbia il mio pesce. Holly, Ben, caricate il motore. Agli ordini, capitano. Riccardo, prendete il timone. Molto volentieri, capitano. Oh, oh, è divertente! Virate tutto a tribordo! Cosa? Ah, girate a destra! Perché non l'ha detto subito? In mare non si dice destra e sinistra. I termini corretti sono tribordo e babordo. È una cosa un po' sciocca. Ci metteremo a pescare a poppa. Ma che cos'è? Ah, il retro della barca, venite con me. Pescare è una faccenda delicata. Bisogna sempre avere il giusto tipo di esca. E oggi che tipo di esca useremo per pescare? Pane raffermo. Pane raffermo? A chi piace il pane raffermo? Mettiamoci un po' di burro, papà. E marmellata. Certo, non pescheremo niente con il pane raffermo, ragazzo mio. Spalmaci un po' di marmellata. Oh, basta, sono il capitano. Quindi finché sarete a bordo farete quello che dico. Agli ordini, capitano. E ora silenzio. Ai pesci non piace il rumore. È molto autoritario, vero? Pescare è così emozionante! Shh, non si parla! Adesso aspettiamo. È sicuro che sia il modo giusto? Certo che sono sicuro! Andiamo, voglio provare anch'io! Bene, ora vedrete. Ci vuole tempo per prendere un... Pesce! Ha abboccato un pesce! Holly, presto, il retino! Sta pronta a prenderlo! Ben fatto, papino! Wow! È bello grosso! È enorme, non è vero? Sono stato grande! Quello è solo un pesciolino! Deve essere il pesce più grosso del lago! È troppo piccolo! Era il pesce più grande che avessi mai visto! Io invece ne ho visti di molto, molto più grandi! Davvero? Davvero! È passato molto tempo dal mio primo incontro con il grande e grosso Barry. Grande, grosso Barry? E chi è? Il pesce più grande, enorme, gigantesco che il mondo abbia mai conosciuto. Oh! Era una notte buia e tempestosa. Stavo navigando sulla mia barca preferita, Hilda, quando vidi per la prima volta il grande e grosso Barry. Decisi subito che dovevo catturarlo. Volevo essere quello che l'avrebbe acchiappato per la più grande abbuffata di pesce della storia.
Provai molte esche diverse prima di scoprire cosa piaceva a Barry. Il formaggio. Il formaggio? Esatto. Agganciai un pezzo di formaggio all'amo e Barry abboccò immediatamente. Purtroppo, però, era troppo forte per la mia cara vecchia Hilda. Il grande cattivo Barry trascinò la mia povera Hilda per tutto il lago e quando si fu stancato, lui la divorò. Si mangiò la sua Hilda? Ma è una cosa orribile! Sì, puoi dirlo. Così lei costruì Banti per rimpiazzare Hilda? No. Prima ci fu Doris, poi Peggy, poi Abigail, Fifi e Trixie Bell. Senza dimenticare Sabrina, Vicky e Miss Bubu. Barry se le mangiò tutte. Oh. Da allora provai a catturare Barry un sacco di volte, ma lui era sempre troppo forte. Ecco dove andava a finire tutto quel formaggio. Alla fine rinunciai. Il grande e grosso Barry è ancora là fuori, da qualche parte. Oh. Incredibile! Ho preso una regale decisione. Cattureremo il grande e grosso Barry e lo mangeremo con le patatine. Urrà! No, non possiamo! Non voglio perdere un'altra barca. Non Banti! E comunque non c'è traccia di formaggio a bordo. Barry ne sente l'odore a miglia di distanza, anche se è formaggio magro. Ottimo! Ho un po' di formaggio nel mio cestino da picnic. Possiamo usare questo? Ah! Formaggio a bordo! Gettatelo via prima che sia troppo tardi! Oh no! Perché l'ha fatto? Ve l'ho detto! È pericoloso avere formaggio a bordo. Per fortuna ho anche un bel pezzo di formaggio saporito con cui possiamo attirare Barry. No, io mi rifiuto di aiutarvi. Allora faremo a meno del suo aiuto. Assumo io il comando. Urrà! Ah, è ammutinamento! Gli ammutinati del Banti! Prenderemo questo Barry e lo cucineremo con le patatine. Ben, prendi il timone. Agli ordini, capitano! Holly, tu tieni il retino! Agli ordini! Qui, Barry, Barry! Barry! Avanti, Barry! Dove sei finito? Non sta funzionando! Qui, Barry! Andiamo, amico! Oh, se dobbiamo dare la caccia al grande Barry, almeno facciamolo correttamente! Certo! Dovete fare quello che dico, appena ve lo dico! Agli ordini, capitano! Il grande Barry è troppo grande per questa canna da pesca. Dovremo usare questa. Wow! Volete incontrare il grande e grosso Barry? Sarete accontentati. Fantastico! Adesso aspettiamo, ma non ci vorrà molto. Guardate! È il grande e grosso Barry! Che pesce enorme! Avremo da mangiare per settimane! Ha preso il formaggio! Far partire il motore! Massima potenza! Non andiamo da nessuna parte! Sì, invece! Il grande Barry ci sta tirando indietro! Tenetevi forte! L'abbiamo preso! L'abbiamo preso! Che sia lui ad avere preso noi, papà! Holly ha ragione! Non avremmo mai dovuto cercare di catturare Barry! È troppo grande! È troppo cattivo! Dobbiamo liberarlo! Giammai! Si sta arrendendo! Io non direi proprio! Sta mangiando la lenza! È tutta sua. Mi arrendo. Scusa se abbiamo cercato di pescarti. Nessun rancore, Barry? Sta mangiando la mia Banti. Calare le scialuppe. Abbandonare la nave. Prima le donne e i bambini e prima di tutti il re, ovvio. Oh, povera Banti. Salve a tutti. Le patate sono pronte. Dov'è il pesce? Che cosa succede? Il grande e cattivo Barry si sta mangiando Banti! Oh cielo! Forse gradirebbe delle patatine come contorno. Secondo me è pieno. Ahimè, povera Banti, era una cara amica.
Mi dispiace, ma ora che cosa mangiamo? Gradirei molto dei bastoncini di pesce con le patatine! L'avventura di oggi ha inizio al piccolo castello. La lezione di Tata Susina. Olly, Violetta e Fragolina, siete pronte per la vostra lezione di oggi? Sì, Tata Susina! La lezione di oggi riguarda... Chi c'è alla porta? Ah, ben l'elfo! Buongiorno, Tata. Olly è in casa? Temo che la principessa Olly sia troppo occupata per giocare con gli elfi o con gli insetti. Ciao, Ben! Ciao, Gastone! Ciao, Olly! Tata Susina sta facendo lezione. Vuoi unirti a noi? Sì, volentieri. Veramente, la lezione è solo per le fate. Per favore, Tata, lascia che Ben rimanga. Ma ormai si è perso l'inizio e non ho voglia di ripetere quello che ho già detto. Ma tu hai detto soltanto... La lezione di oggi riguarda... Ti prego, lascialo rimanere. Per favore, Tata Susina. Ok... Ma solo se Ben starà buono e zitto ad ascoltare. Immagino che anche un elfo possa imparare qualcosa. Grazie, Tata. Oh, quindi anche tu ti unirai a noi, giusto? Allora, dov'ero rimasta? La lezione di oggi riguarda... Grazie, Fragolina. La lezione di oggi riguarda alcune importanti regole delle fate. Regola 1. Le fate devono essere carine, capelli in ordine, un vestito elegante, pelle luminosa e pulita. Elfi e coccinelle non hanno bisogno di preoccuparsi di certe cose, ovviamente. Regola 2. Le fate non devono mai e poi mai separarsi dalle loro bacchette magiche. Chi lo sa il perché? Perché senza bacchette le fate non possono fare gli incantesimi. Esatto, Ben. Ci serve la bacchetta per fare le magie. Una fata senza la sua bacchetta è come... una delicata coccinella senza i suoi puntini. Tata, Gastone è un maschio e non è affatto delicato. Oh, è uguale. La cosa importante è che le fate devono sempre avere la loro bacchetta. Certo, Tata Susina! Regola 3. Se c'è il vento come oggi, le fate devono volare con prudenza. Finché rimarrete in basso andrà tutto bene. Ma in una giornata come questa non dovete volare sopra le mura del castello. Il vento è molto forte quassù. Sì, Tata Susina. Ditemi, che cosa avete imparato finora? Le fate devono sempre essere carine e in ordine. Le fate non devono per nessuna ragione separarci dalle loro bacchette. Le fate non devono volare quando c'è troppo vento. Bene, ottimo. Vedete? Persino io sono in difficoltà quando il vento... Oh oh! Tata Susina è scomparsa! Voi credete che fosse previsto? No, io non lo credo! La Tata ha lasciato qui la sua bacchetta! E una fata senza la sua bacchetta magica è come una delicata coccinella senza i suoi puntini! Povera Tata! E ora che facciamo? State tranquille, ho un piano. Troviamo la Tata, poi la salviamo e poi le rendiamo la sua bacchetta. Ma non sappiamo come fare a trovarla. E non sappiamo nemmeno come salvarla. E per finire a noi non è permesso toccare la sua bacchetta magica. Allora è una vera fortuna che io sia qui. Io posso fare tutte quelle cose perché io sono un elfo. Gastone, trova Tata Susina. Gastone la chiuderà senza problemi. Vedrete. Urrà per Gastone! Ecco Tata Susina. Fase 1 completata. Oh, ciao! Come avete fatto a trovarmi così in fretta? Gastone ha seguito il tuo odore. Semplice. Il mio odore? Per tua informazione, io non ho odore, mio caro. Tata, ho la tua bacchetta, guarda qui. Olly, non puoi toccare la mia bacchetta, non ricordi? Potrebbe essere molto pericoloso. Ma noi volevamo solo aiutarti, davvero. E tu hai detto che una fata non deve mai separarci dalla sua bacchetta. Così abbiamo...
Abbiamo pensato di venire qui per salvarti e restituirtela. È molto bello da parte vostra, davvero, ma... Il salvataggio! Si passa alla fase 2. Resisti, Tata Susina! Adesso lancerò questo lasso e ti tirerò giù di lì! Mi sembra un po' pericoloso. Credo proprio che aspetterò che cali il vento e poi scenderò da sola, d'accordo? Sei sicura che non vuoi essere salvata, Tata Susina? Più che sicura! Non è quello che avevo progettato, ma visto che siamo qui tutti insieme, credo che possiamo riprendere la nostra lezione. Tata Susina, sei sicura che quella foglia possa reggere il tuo peso? Il mio peso? Caro ragazzo, ti comunico che sono leggera come una piuma. Scusatemi, dov'ero rimasta? L'ultima cosa che hai detto è stata: vedete, persino io sono in difficoltà quando il vento... È questo il verso che hai fatto quando il vento ti ha portato via? Certo, grazie, Fragolina. Persino io sono in difficoltà quando... Tata, è tutto a posto? Sì, perlomeno sono asciutta. Le sue ali sono bagnate fradice. Non può volare! Già, quindi è bloccata su quella piccola isola! Tata Susina, sei pronta a essere salvata ora? No! Aspetterò che le mie ali si asciughino e poi volerò lì da voi! Forse quell'uccello sta cercando dei vermi! Spero che la signora uccello ora non scambi me per un verme! Tata Susina in un nido di uccellini! Non c'è alcun pericolo finché le uova non si schiuderanno! Ecco, appunto! Oh no, gli uccellini sembrano affamati! Oh, ci picchia! Le ali sono ancora bagnate! Tata Susina! È un po' spiacevole, ma in fondo è solo fango! Veramente credo che siano sabbie mobili! Tata Susina sta sprofondando sottoterra! Ben, sono pronto per il salvataggio adesso! Fantastico! Decolla, Gastone! Presto, sbrigati! Tata, cerca di resistere! Adesso proverò a prenderti al lasso per tirarti fuori di lì! È troppo pesante! Gastone, tira! Non mollare! Urrà! Tata Susina, hai un odore disgustoso! Beh, almeno non c'è nessun altro che mi sta vedendo! Santo cielo! Sei proprio tu, Tata Susina? Sì, Regina Cardo. Sto insegnando alle fatine delle importanti regole. Eccellente! E quali regole delle fate hanno imparato? Prima regola: le fate devono sempre apparire carine. Capelli in ordine, vestito elegante, pelle luminosa e ben pulita. Certo. Ora stavo mostrando alle bambine che cosa non devono fare. Regola 2: le fate non devono mai separarsi dalle loro bacchette. Sì, Fragolina. Riccardo non ci ha chiesto ogni minimo dettaglio. Sì, è vero. Sembri avere tutto sotto controllo, Tata. Prego, continua. Vi ringrazio, Vostre Maestà. Non ti sembra che la Tata avesse un odore cattivo? Era lei. Credevo fosse la coccinella. Allora, dov'ero rimasta? A un tratto è urlato. E questo è il verso che hai fatto quando sei caduta nel fango. Ti ringrazio, Fragolina. Credo che la lezione di oggi possa dichiararsi conclusa. È stata una lezione bellissima, specialmente la parte più avventurosa. Sono felice che ti sia piaciuta e grazie tante per avermi salvata, Ben. Ah, è un sollievo riaverti con me. Capelli in ordine, vestito elegante, pelle luminosa e smagliante. Tata Susina, ora sei come ogni fata deve essere. Ti ringrazio, Fragolina. Allora, bambini, che lezione credete abbia imparato? Come si urla quando si cade dagli alberi o in una pozzanghera?
No, ho imparato quanto è importante avere degli amici su cui poter contare, che essi siano fate oppure elfi. Oh, certo! Scusa, Gastone. E anche coccinelle. L'avventura di oggi ha inizio al piccolo castello. La signora strega. E poi la strega rinchiuse la fata e tutti gli elfi in una grande gabbia. Aiuto! Aiuto! Urlarono i bambini. Non vi lascerò mai andare, disse la strega. Oh no! Ma per quale motivo ha chiuso i bambini in gabbia? Perché la strega era cattiva e i bambini le davano fastidio. Correre dietro ai bambini le aveva fatto venire fame. Così la strega mangiò un vecchio dolce ammuffito. Gnam, gnam, gnam. Perché mangia vecchi dolci ammuffiti, mamma? Perché alle streghe piacciono. E beve un bicchiere di latte andato a male. Glu, 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 glu. E dopo mangiato, si addormentò. Ronf, ronf, ronf. Sta dormendo, disse la fatina. Presto, scappiamo! Così gli elfi sfondarono la porta della gabbia e la principessa delle fate riebbe la sua bacchetta. Ma la strega aprì gli occhi. Tornate nella gabbia! Gridò. Ma la fata aveva già lanciato il suo incantesimo. Dolci, confetti e crostate, la magia della strega presto annullate. In un lampo i bambini furono liberi e la strega, con la pancia appesantita, non riuscì a prenderli. È finita! Urrà! E poi che successe, mamma? La strega venne sgridata per essere stata cattiva e dovette lavare i piatti per il resto della vita. Gran brutta cosa le streghe! Hai ragione! Meno male che non esistono veramente, non è così? Oh no, certo che esistono! Ne conosco una che vive nel bosco! Davvero? Certo! Se volete possiamo andare a trovarla. Ma non ci rinchiuderà in una grande gabbia? No, è vero che le streghe sono un po' cattivelle a volte, ma solo se qualcuno le fa arrabbiare sul serio. Mamma, che cosa ne pensi? Possiamo andare a trovare la strega? Certo, perché no? Tata Susina vi accompagnerà. Così vedrete anche voi quanto le streghe siano orribili. Allora, forza, andiamo. Ciao, ciao. Divertitevi. A più tardi. Tata, come sono le streghe? Fanno paura? No, non molta, direi. Ma sono puzzolenti, questo è certo. E usano la magia per fare degli incantesimi malvagi? Le streghe raramente fanno magie e in ogni caso non sono molto brave. Siamo arrivati! Questa strega non fa un incantesimo da almeno un centinaio di anni. Toc toc! Chi è? La tata! Quale tata? Tata Susina! Oh, tata Susina! Prego, entrate! È un grande piacere! Una bella fatina e anche un elfo! Sì, lei è la principessa Holly e lui Ben l'elfo! Coraggio, bambini! Venite più vicino, così posso vedervi meglio! Che vi dicevo, non è per niente spaventosa, sono un po' puzzolente! Cosa hai detto? Non toccate niente, bambini! Perché non possiamo toccare? Perché è tutto sporco! Cosa hai detto? Non preoccuparti, cara! Volevo solo mostrare ai bambini il modo in cui vive una vera strega! Oh, sì, capisco! Volete un po' di latte di topo o dei dolci ai vermi? No, la ringrazio molto, signora strega! Ma abbiamo già mangiato! Mi scusi, signora? Possiamo farle qualche domanda riguardo all'essere una strega? Ma certo, tutte quelle che volete. Lei è brava a fare le magie? Beh, non mi piace fare magie di questi tempi perché... Che ti dicevo? Le streghe non sono brave con la magia, infatti non la usano mai. Cosa hai detto? Signora strega, se di questi tempi non fa più incantesimi, che cos'è che fa allora?
Sono in pensione. Quindi lei non dà più la caccia agli elfi o alle fate, vero? Oh, certo che no. Sentite, le streghe non fanno assolutamente niente. Hanno solo un cattivo odore e preparano dei dolci orripilanti. Cosa? E per quanto riguarda la magia, sono del tutto innocue. Non saprebbero fare un semplice incantesimo di trasformazione. Certo che lo so fare. Allora perché non cambi questa orribile tappezzeria? Cosa? O rendi questa poltrona più comoda? Smettila subito, Tata! Prepara ottimi dolci! Fa molta attenzione, ti avviso! E ora rifatti il guardaroba! Se provi a cambiare anche solo un'altra cosa... Che brutto trucco! Mi dispiace aver dovuto congelare Tata Susina. È stata molto maleducata con me. Non aveva intenzione di essere maleducata. Mi deve credere, signora strega. Forse no, però lo è stata. E ora Tata Susina resterà congelata per sempre? No. Se accetterà di chiedermi scusa, la libererò. Tata Susina, chiedi subito scusa alla strega. Non ne ho nessuna intenzione. Stavo solo cercando di aiutarti, brutta befana. Oh! Quindi non la lascerà libera, vero? No! Dobbiamo cercare aiuto. Noi due possiamo andarcene, signora strega? Ma certo, cara. Voi siete stati entrambi molto gentili con me. Qual è il tuo piano? Correre subito dal re. Sì, papà verrà a sgridare la strega e annullerà l'incantesimo. Arrivederci! Arrivederci e grazie tante per la sua ospitalità. Sì, grazie signora strega e buona giornata. Salve ragazzi. Presto, corri. Adesso la tata è immobile come una statua. Oh, davvero? Papà, se non facciamo subito qualcosa, rimarrà congelata per sempre. E così non rivedremo mai più la tata. Che peccato. E potrai dire addio alle sue ottime cenette. Dire addio? Cosa? Tata Susina congelata? Sì! Portatemi a casa della strega. Così Tata Susina è stata maleducata? Un pochino. Le streghe a volte sono permalose. Hai intenzione di sgridare la signora strega? No, ho appena avuto un'idea. Chi è? Riccardo. Riccardo chi? Riccardo. Oh. Vostra maestà? Lei deve essere la signora strega di cui ho sentito tanto parlare. Vi prego, lasciatemi spiegare. Per la sua intelligenza, la sua bellezza e cortesia. Oh! Per non parlare della sua ottima cucina. Gradite un dolcetto ai vermi? No, la ringrazio. Ho sentito dire che ha congelato Tata Susina. Sì, è vero. Ma... Capisco perfettamente perché abbia dovuto farlo, mi creda. Davvero? Tata Susina può essere un po' scortese alle volte, ma dipende dalla sua scarsa intelligenza. Ah sì? Beh... Sono sicuro che essendo così intelligente e sapendo che la tata non è totalmente consapevole delle sue azioni, la lascerà andare per questa volta. A parte questo, confesso che ho bisogno che la tata cucini per me. Potrei farlo io, vostra maestà. Molto gentile, però... Stavo proprio facendo bollire qualche dente di drago. Ho comunque bisogno che la tata ritorni. Certo, capisco. Solo un momento. Ringrazia la strega per l'ospitalità. Ti ringrazio per l'ospitalità. Arrivederla, signora. Conoscerla è stato un piacere immenso. Il piacere è stato mio, vostra maestà. Arrivederci. Arrivederci. Papà, non hai sgridato affatto la signora strega. E ha addirittura detto alla strega che era bella.
mentre è orribile e puzzolente. Oh, ben, c'è un tempo per dire a qualcuno che è brutto e puzzolente e un tempo per essere gentili. Dire cose gentili alla gente ti può portare molto lontano. È bello riaverti qui, Tata Susina. Ti ringrazio, Holly. Già. Che c'è per cena? L'avventura di oggi ha inizio in mezzo al prato. La scuola degli elfi. Allora, principessa Holly, qual è il nome di questo fiore? Lo so, è facile, Tata Susina, è una margherita. Sì, sì, in effetti gli elfi possono anche chiamarla margherita, però una principessa delle fate dovrebbe sempre chiamarla Bellis Perennis. Oh, Bellis Perennis. Esatto. E adesso, qual è il nome scientifico della campanula? Campanula? Oh, no, 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 no. Una principessa delle fate dovrebbe chiamarla Iacintoides non scritta. Uffa, tata! Le lezioni di scienze sono così noiose! Perché sono costretta a imparare il nome scientifico di tutti questi fiori? Una principessa delle fate deve conoscere certe nozioni. Beh, allora non voglio essere più una principessa delle fate. Ciao, Holly! Ciao, Ben! Ma dove stai andando? Sto andando alla scuola degli elfi. Oh, e che cosa farete a scuola? Impareremo a costruire i giocattoli. Sembra divertente! Infatti lo è! Agli elfi piace costruire i giocattoli. E io sono un elfo! Anch'io voglio costruire giocattoli. Tata, posso andare a scuola insieme a lui? Tu non sei un elfo. Ricorda che sei una principessa delle fate. Oh, per piacere, Tata Susina! Per piacere, Tata Susina! Lasciala venire! Oh, e va bene! Urrà! Comunque verrò con voi, per essere sicura che non si cacci in qualche pasticcio! D'accordo, ma sbrighiamoci! Non possiamo arrivare tardi a scuola! Andiamo alla scuola degli elfi! 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 Venite! La scuola si trova proprio in cima all'albero! Buongiorno a tutti, bambini e bambine. Buongiorno, vecchio saggio elfo. Ah, Tata Susina. Buongiorno, vecchio saggio. Buongiorno. La principessa Holly vuole sapere che cosa fate qui nella vostra piccola scuola. Molto bene. Allora Holly può unirsi agli altri. Oh, che bello. Ma è proibito usare la magia oppure volare, capito? Va bene. Holly, siediti vicino a me. È proibito volare. Usate i piedi, per favore. Volare non è permesso nella scuola degli elfi. Solo perché gli elfi non hanno le ali. Sì, esatto, è così, Tata Susina. Gli elfi non hanno le ali. Però ti ricordo che abbiamo un ottimo udito. Inoltre, gli elfi sono molto bravi a costruire giocattoli. Quindi quest'oggi impareremo a costruire giocattoli. Urrà! Adesso riprenderemo da dove ci eravamo interrotti la scorsa lezione. Io sto costruendo una macchinina. Io sto costruendo una paperella. Io invece un elicottero. Io ho una barchetta. Io sto costruendo un bel rospo. Io un coniglietto. Io sto costruendo un robot. Vedo purtroppo che la principessa Holly non ha un giocattolo. Ma non importa, ne faccio subito apparire uno. Bacchetta magica, muoviti così e fa subito apparire un bel giocattolo qui. Oh! Principessa, usare la magia non è permesso qui nella nostra scuola. Solo perché gli elfi non sanno usare la magia.
Gli elfi potrebbero usare la magia se volessero farlo, ma gli elfi non vogliono usare la magia. E noi siamo elfi! Principessa, puoi cominciare a lavorare su questo gufo giocattolo per oggi, va bene? Ti ringrazio, vecchio saggio elfo. Sarà meglio che prenda io la tua bacchetta per il momento, così avrai occasione di imparare in quale modo lavorano gli elfi, e cioè senza magia. Oh! Non preoccuparti, potrai riaverla indietro alla fine della lezione. Bambini e bambine, ora prendete i vostri martelli e ricordatevi di battere delicatamente! Oh no! Non volevo che si rompesse! Non preoccuparti, Holly! Lo aggiusterò io. Ho ancora la mia bacchetta magica, guarda. Ma tata Susina, te lo ricordi che la magia non è permessa in questa scuola? Oh, dai, non devi farti problemi. Nessuno se ne accorgerà. Ziggy, Zaggy, Zufo, aggiusta questo gufo. Ma cos'è stato questo rumore? Temo che si stia avvicinando una tempesta. L'importante è che voi due non stiate usando la magia! Ti posso assicurare, vecchio saggio elfo, che la principessa Holly non sta assolutamente usando la magia! Sei davvero una monella, tata Susina! Su, sta zitta! Adesso è il momento di pitturare i vostri giocattoli! Ricordatevi di essere precisi! Riuscire a pitturare bene è una cosa molto, molto difficile! Fare qualsiasi cosa senza magia è molto difficile. Sta tranquilla, penso che tu lo possa usare solamente un pizzico di magia. Oh, ne sei proprio sicura? Fidati di me. Zig, Zag, Zora, pittura il giocattolo. Principessa, per caso hai appena usato la magia? No, vecchio saggio elfo, non lo farei mai! Credo che sia la tempesta che sta arrivando. Temo sia sempre più vicina a questo punto. Potete spiegarmi che cosa c'è di così divertente, bambini? Vecchio saggio elfo, che cosa dobbiamo fare adesso? È un'ottima domanda, Holly. Adesso dobbiamo dare la carica ai giocattoli. Guardate, funziona! Wow! Forte! Coraggio! Su, fa qualcosa! Tata Susina, il mio gufo non funziona! Non ti preoccupare, adesso gli darò un piccolissimo aiuto! Tata Susina, per caso hai appena usato la magia? Ho fatto solamente un piccolissimo incantesimo per facilitare le cose. Tu sei una fata davvero indisciplinata. Mi dispiace, vecchio saggio elfo. Archiviamo la faccenda, non parliamone più. Adesso, Holly, vediamo che cosa può fare il tuo gufo. Non fa proprio niente, si è rotto. Forse avete usato troppa magia e si è inceppato il meccanismo. Io posso aggiustarlo. Sono molto brava ad aggiustare le cose. Ho fatto. Così dovrebbe andare. Ben, io ho cercato di lavorare come fanno gli elfi. Sì, certo, Holly. Lo so che ci hai provato. Ma non è affatto
facile costruire giocattoli senza poter usare la magia. Però è facile per noi, perché noi siamo elfi! E adesso, Holly, tieni, puoi riprendere la tua bacchetta. Ti ringrazio. Ma ricorda che non puoi usare la magia finché non avrai lasciato la nostra scuola. Certo, vecchio saggio elfo. E questo vale anche per te, hai capito, Tata Susina? Certo, vecchio saggio elfo. L'avventura di oggi ha inizio sul regale campo da golf. Il regale campo da golf. È piuttosto semplice. Per giocare a golf basta riuscire a mandare la pallina in buca. Fatto! Scusa, è tutto qui? Allora è un po' noioso. Sarebbe molto più divertente se ci fossero delle montagnole da scavalcare con la pallina. Quando devi scavalcare delle montagnole con la pallina è perché stai giocando a mini golf. A me sembra interessante. Per favore, papà, ora possiamo giocare a mini golf. Oggi dobbiamo giocare al golf classico. Wow! Wow! Queste montagnole da dove vengono? Le avrà fatte apparire papà con la magia. Grazie, paparino. Ma io non ho fatto apparire un bel niente. E allora chi è stato? Non lo so, ma lo scoprirò presto. Vecchio saggio elfo! Buongiorno, Riccardo, anche voi qui? Chi ha fatto queste montagnole sul mio campo da golf? È stata una talpa, vostra maestà. Beh, mandatela via subito. È tutta la mattina che stiamo cercando il modo di mandarla via, vostra maestà. Non conosce il metodo per liberarsi dalle talpe, vecchio saggio? No. E chi lo conosce? Tata Susina. Potrebbe chiedere a lei. La tata sa parlare la lingua di tutti quanti gli animali. Ma certo! Tata! Sì, vostra maestà. Ah, tata Susina, tu parli con gli animali, vero? Esatto, vostra maestà. Potresti dire a questa talpa di andarsene dal mio campo da golf? No, vostra maestà. Cosa? Non so parlare la loro lingua, è uno dei linguaggi animali più difficili insieme a quello del formichiere. Allora usa un incantesimo per mandarla via. Ci sarebbe un metodo per riuscire a liberarsi della talpa, ma sfortunatamente serve la presenza di un ognomo. E che cos'è? L'ognomo, vostra maestà, è una specie di elfo con un bel pancione. Cosa? Gli gnomi non assomigliano agli elfi. Mangiano un po' troppo, parlano un po' troppo e sono anche allergici al lavoro. Non mi importa come farai, basta che ti liberi di quella talpa subito. D'accordo, allora chiamo un ognomo. Dove sono finito? Buongiorno, signor gnomo. Questa talpa è di troppo, potrebbe mandarla via subito? Lo farò con piacere, per me è un grande onore. Mi piace mangiare e contemplare il mare, la crema pasticcera anche di più, degli ottimi cetrioli e pure un buon tè. Dimmi se non sei d'accordo anche tu. Bene, è stato facile, mi sembra. Grazie, gnomo. Ora mi dica quanto le devo. Oh, ma il mio lavoro non è ancora finito, vostra maestà. Se io me ne andassi adesso, la talpa ritornerebbe subito. Cosa? Allora la prego, rimanga qua per il tempo necessario. Ovviamente, ma per liberarmi della talpa ho dovuto sprecare molta energia. E la mia povera pancia, brontola, è piuttosto vuota. Tata Susina, dà a questo gnomo del cibo. Come desiderate, vostra maestà. Gradirei una grande quantità di panini al formaggio e anche un bel secchio di tè. Allora aveva ragione, è proprio affamato. Avrei anche bisogno di alcuni uomini che lavorino per me. Non c'è problema, vecchio saggio elfo, le ordino di fare tutto quello che lo gnomo le dirà. Come desiderate. Vi ringrazio molto, siete gentile, vostra maestà. Non c'è di che, mi dica solo quando ha finito, così potrò giocare a golf. Lo farò sicuramente, vostra regalità. Salve, io sono il vecchio saggio elfo. Mi sono sempre occupato io del regale campo da golf e nessun altro al mondo può conoscerlo meglio di me. Lei sa usare una pala? Certo. Ottimo, il primo lavoro sarà riuscire ad appiattire queste montagnole.
Io mi chiamo Ben. E io sono la principessa Holly, ma lei può chiamarmi solo Holly. Come preferisci. Voi invece potete chiamarmi signor Gnomo. Ho bisogno di una sdraio e di una canna da pesca. Perché le serve una canna da pesca su un campo da golf? Così potrò almeno fare finta di pescare. Fare finta di pescare? Sicuro, alle talpe non piace quando io faccio finta di pescare. Sbrigatevi prima che la talpa si faccia rivedere. Abracadabra, panini al formaggio. E un bel secchio di tè. Tata Susina, Tata Susina, il signor Gnomo ha bisogno di una sdraio e di una canna da pesca in fretta. Così potrà almeno fare finta di pescare. Oh, caspiterina, sapevo che sarebbe successo. Abbiamo appiattito tutte le montagnole, quindi... arrivederci. La ringrazio, vecchio saggio elfo. Però adesso avrei anche bisogno di un mulino a vento. Cosa? Un mulino a vento funzionante? È una cosa piuttosto difficile da costruire. Oh, ma non deve proprio funzionare veramente. No, solo per finta. Però le sue pale devono girare in tondo. D'accordo, come vuole. I suoi panini e il tè. La sdraio e la canna da pesca. Molto gentili. Che cos'è questo rumore? Vecchio saggio elfo, ma che cosa state facendo? Stiamo costruendo un finto mulino a vento per lo gnomo. Hai detto un finto mulino a vento? Sì, non deve funzionare come uno vero. E questa è una cosa assurda. Però sembra divertente. Holly e io possiamo darti una mano? Oh, sì, che gentili! Adesso possiamo fissare le pale. Finito! È già arrivata l'ora della cena, bambini? A dire il vero, no. Allora, mi potreste portare un bel secchio di crema pasticcera e poi anche un grande barattolo di cetrioli, per favore? Oh, e anche dei fiori di plastica. Non vorrà mica mangiare dei fiori di plastica? No, non sono certo matto. Servono per il mulino a vento. Oh, ottimo lavoro, vecchio saggio elfo. La ringrazio. Arrivederci. E per finire avrei ancora bisogno di un piccolo ponte. Cosa? Di un pozzo di plastica e poi di un piccolissimo recinto. E così vuole un secchio di crema pasticcera e un grande barattolo di cetrioli. Esatto. Lo sapevo. Non avrei dovuto chiamare uno gnomo. Cos'hanno che non va agli gnomi? Oh, fanno lavorare gli altri mentre loro dormono e mangiano. Brontoli di nuovo, tata? Che succede? Andiamo a fare un picnic? No, papà, questo cibo è per il signor gnomo. E noi cosa mangeremo per cena, tata? Non c'è rimasto più niente, vostra maestà. Lo gnomo si sta mangiando tutto. Tata Susina, ricordati che al signor gnomo servono dei fiori di plastica, capito? Dei fiori di plastica? Sì, per il mulino a vento. Mulino a vento? È meglio che vada a vedere cosa sta combinando. Oh, ci picchia... la ringrazio, vecchio saggio elfo. Non avrei saputo fare un lavoro migliore, bravissimo. Oh, guardate! Un piccolo ponte! A quanto vedo, ha lavorato sodo, signor gnomo. Certamente, vostra regalità. Allora, lei pensa che adesso potrà andarsene? Oh, beh, penso che non sia prudente che me ne vada, vostra regalità. Cosa? Forse sarebbe meglio che rimanessi qui per sempre. Ma è il mio campo da golf? Oh, vedrete che non vi intralcerò. Ma lei mi sta già intralciando. Oh, crema pasticcera e cetrioli. Non posso giocare a golf con tutte queste cose intorno. Ho trovato! A questo punto
possiamo giocare a minigolf. Sì, a minigolf. Il minigolf è molto più divertente del golf classico. Sì. Paparino, vuoi che ti insegniamo noi due come si gioca a minigolf? È divertente. Oh, e va bene. Cosa devo fare? La pallina deve passare attraverso il mulino a vento e poi andare in buca. È divertente! L'avventura di oggi ha inizio nella tana di Gastone. La visita di Gastone! Gastone! Vieni con noi a giocare! Oh! Gastone ha starnutito! Mamma, papà, Gastone la coccinella ha il raffreddore! Non mi sorprende! Sta gocciolando acqua dal suo tetto! Guardate, c'è un buco! Forse se spostassimo quel sasso per tapparlo... Buongiorno! Buongiorno, vecchio saggio! Che cosa succede? C'è qualche problema? Dal tetto di Gastone gocciola acqua! Le perdite sono una cosa delicata. Quello che vi serve è un costruttore che sappia aggiustarla. Ma noi dove lo troviamo, un costruttore? Io sono un costruttore. Davvero? Oh, certo. Gli elfi sono bravi a costruire le cose. E io sono un elfo. In questo caso, le ordino di aggiustare la tana di Gastone. Lo farò, Vostra Maestà. È una saggia decisione. Interessante. Sembra proprio che l'acqua stia gocciolando. Già, e c'è un buco quassù. Quel buco non può essere la causa della perdita. Come lo sa? Con tutto il rispetto, certe cose è meglio lasciarle a gente esperta come me. Quanto ci vorrà per aggiustare la perdita? Oh, temo che ci vorrà molto, molto tempo, Vostra Maestà. Finché il lavoro non sarà finito, ovviamente, la coccinella non potrà continuare a vivere qui. Ma Gastone è malato, ha il raffreddore. Dove andrà a vivere? Beh, Gastone può venire ad abitare da noi. Evviva! Sei sicuro di sapere quello che stai facendo? Come no? Ma certo che so quello che faccio. Io sono il re. È ora di pranzo! Oh, temo che gli insetti non siano ammessi dentro il castello. È tutto a posto, Tata Susina! Papà ha invitato Gastone a stare per un po' qui da noi. Oh, allora va bene. Fa come a casa tua, Gastone. Gastone! Gastone! Bella coccinella! Mi auguro che impari a pulirsi i piedi. Gastone non sta bene, Tata. E non ha un posto dove andare. Comunque, non sono certa che invitarlo sia stata una buona idea. Non preoccuparti, cara. Gastone non ci darà problemi. E dove si siederà per mangiare? Può usare questa piccola sedia. Tata, parli coccinellese. Che cosa dice? Gastone dice che quella sedia è troppo piccola. No! È la sedia della regina, quella! Non agitarti, Tata! Alla regina non importa, vero, cara? Gastone dice che quella sedia è troppo dura. Veramente, Gastone, quella è la mia sedia. Dice che quella è assolutamente perfetta. Oh, cielo! Sembra di avere riccioli d'oro come ospite. Non preoccuparti, papà. Puoi sederti su questa piccola sedia. Miam, miam! Grazie, Tata! Già, questo cibo è davvero delizioso. Ora ci vuole del cibo per le coccinelle. Il nostro ospite sarà affamato. Per l'insetto pretenzioso, cibo verde e odoroso. È puzzolente!
A Gastone, però, sembra piacere molto. Allora perché non lo mangia? Gastone dice che è troppo freddo. Oh, ciao, Gastone. Papà, credo che adesso voglia assaggiare il tuo cibo. Se vuoi, prendine un morso, Gastone. Sta dicendo che questo è il cibo perfetto. È così divertente avere Gastone come ospite. Può restare con noi per sempre. Ti prego, papà. Magari non per sempre, ma finché la sua tana non verrà riparata. Oh, che bello! Nel piccolo regno il tempo per quest'oggi sarà sereno e soleggiato ovunque. Guardate, Riccardo! Gastone si sente molto meglio! Splendido! La sterlina dei folletti è in netto ribasso rispetto al dollaro che mantiene. Gastone dice che questo programma è un po' noioso, vorrebbe cambiare. Che ne pensi di questo? Non va bene, è troppo rumoroso. Ah, questo programma è perfetto. Lo vedi, papà? Gastone ora non starnutisce più. Allora, visto che sta meglio, potrebbe tornare a casa sua, no? Ma papà, Gastone non può tornare alla sua tana finché la perdita non sarà riparata. Potrebbe ammalarsi di nuovo e sarebbe molto triste. Già, e non vogliamo che Gastone sia triste. Gastone dice che voi siete il re più gentile che esista al mondo. Grazie, Gastone. Magari andrò a vedere a che punto sono gli elfi con la tua tana. Salve, vecchio saggio. Quanto ci vorrà perché sia finita? Come diciamo noi costruttori, non bisogna mai avere fretta in certe cose. Beh, un po' di fretta non può fare alcun danno. Mi dispiace, temo che ci siano parecchi problemi da risolvere, Vostra Maestà. Probabilmente è un'idea sciocca, ma avete provato a spostare quel sasso sopra il buco? Avete ragione, è decisamente un'idea sciocca. Ma forse vale la pena di tentare. Con tutto il rispetto, Vostra Maestà, ognuno sa come fare il proprio lavoro. Voi siete il re e io il costruttore. Naturalmente. Oh, è stata una lunga giornata. Ora andrò a letto, cara. Vostra Maestà, potrebbe esserci un problema. Che vuoi dire? Beh, ha a che fare con Gastone. Cioè? La tata ha fatto apparire questo cesto perché Gastone possa dormirci. Ben fatto, tata. Ma lui ha detto che il cestino era pieno di spifferi. Allora ha provato il mio letto. Ma era troppo morbido per lui. Oh cielo, questo non mi piace affatto. Non preoccuparti, papà. Gastone ha trovato un letto. Dice che dormirà benissimo su quello. Oh, ma quello è il mio letto. Che cosa sta dicendo? Gastone dice che è molto stanco e che vorrebbe tanto dormire ora. Buonanotte, Gastone. Sogni d'oro. E ora? Noi due dove andremo a dormire? Oh, è stata la notte più scomoda di tutta la mia vita. Oh, per quanto tempo Gastone resterà insieme a noi? Gli ho detto che può restare finché la tana non sarà riparata. Ma quanto tempo ci vorrà? Non lo so. Andiamo a vedere a che punto sono gli elfi. Salve! Siete riusciti a riparare la tana di Gastone? A Gastone manca moltissimo la sua casa, vecchio saggio. Ho buone notizie. Abbiamo sostituito il legno marcio, intonacato il soffitto... Riparato la perdita? No, non ancora. Ma sono sicuro che presto troveremo il modo. Avete provato a spostare questo sasso? Oh. Urrà! Riccardo ha aggiustato la tana di Gastone. Bel lavoro, papino. Sono molto colpito, Vostra Maestà. Avete mai pensato di diventare anche voi un costruttore? Veramente no.
Credo che mi accontenterò di essere il re. Hai visto, Gastone? La tua tana è pronta. Puoi tornare a casa ora. Gastone dice: grazie molte, arrivederci. Ciao, ciao, Gastone. Ciao, ciao. A presto, Gastone! È stato davvero bello averti con noi. Sarà molto triste non averti più intorno. Gastone dice che non vuole che siate triste, quindi ha deciso di stare con voi ancora un po'. Sta tranquillo, non sarò così triste. Gastone insiste, Vostra Maestà. Bene, allora... fantastico! Ura! L'avventura di oggi ha inizio al grande albero degli elfi. Gita al mare. Fatto, adesso è carico. Tutti a bordo, si va al mare. Ma papà, dobbiamo aspettare la principessa Holly. Beh, dov'è finita? Ormai sono quasi le 9. Dam-di-dam-di-tu-du-dam-di. Allora, dov'è Holly? Rilassati, signor elfo. In fondo siamo in vacanza. Ma la principessa Holly è in ritardo. Lo sai, le fate sono sempre in ritardo. Dam di dam. Ciao, Ben! Oh, ciao, Holly! Non sono troppo in anticipo, vero? No, principessa Holly, sei giusto in tempo. Adesso che siamo tutti qui, partiamo. Dobbiamo rispettare la tabella di marcia. Se volete arrivare al mare più in fretta, posso provare a portarci là usando la magia. Preferirei che oggi evitassi di fare magie, Holly. Oh, mi scusi, signor elfo. Devi capire, Holly, che quella che stiamo per fare è una gita degli elfi. Gli elfi non usano la magia. E noi siamo elfi! Tutti a bordo! Mare, stiamo arrivando! Allora, questo è il programma. All'1 si mangia pranzo, alle 2 si inizia a giocare, alle 3 si riordina, alle 4 si parte e si arriva a casa alle 4:30 precise. Papà, ma questa è una vacanza. Scusa, Ben, è che non sono abituato ad avere un giorno libero. Ovvio, perché lavori troppo, signor elfo. Ti prego, cerca di rilassarti. Ah, farò del mio meglio, signora elfo. Eccoci qui, siamo al mare! Evviva il mare! E la sabbia! Fantastico, adoro il mare! Su, forza, è ora di pranzo! Arrivo subito! Ho una fame da lupo! Sì, anch'io! Ecco il nostro cesto da picnic! Oh, io adoro i cesti da picnic! Devi soltanto chiedere quello che vuoi e loro si riempiono di cibo magico. Ma no, questo è un picnic degli elfi. Non ci sarà proprio niente di magico. Oh! La signora elfo prepara dell'ottimo cibo per i picnic. Grazie, signor elfo. Ma questa volta sei stato tu a prepararlo, vero? Tu non l'hai fatto? Oh! Oh! Cosa è successo? Nessuno di noi ha portato il cibo. Così ora abbiamo solo un cesto vuoto. Ma è proprio questo che vi stavo dicendo. Noi fate portiamo sempre un cesto vuoto quando organizziamo un picnic. Cestino magico, per cortesia, potrei avere... un bel piatto di spaghetti. Oh, il cesto è ancora vuoto. Sì, perché quello... non è un cestino magico, principessa. Già, è solamente un cestino vuoto. Quindi non posso nemmeno chiedergli un pacchetto di patatine? No. Oh. Holly, ricordi quando prima di partire ti ho chiesto di non fare magie oggi? Sì, signor elfo. Beh, vedi... questa è un'emergenza, quindi se magari volessi fare qualche... magia! Vuole davvero che faccia una magia? Sì, per favore! Credo di conoscere l'incantesimo per la gelatina magica! No! Non voglio la gelatina magica! Hai ragione, è troppo pericoloso. Proverò l'incantesimo del gelato, è molto facile. Quindi non c'è alcun rischio che qualcosa vada storto, Holly? Sciocco, Ben! Con la magia quasi sempre qualcosa va storto, per questo è divertente. Beh, senza la magia non riusciremo a trovare niente da mangiare. Questo è vero. Ti prego, Holly,
fa la tua magia. Abracadabrato, dacci il gelato! Urrà! Temo che ci sia solo alla vaniglia. Non so ancora far apparire gelati agli altri gusti. È perfetto! La vaniglia è il mio gusto preferito. Delizioso! Forse la magia può essere utile qualche volta. Grazie, principessa Holly. Prego, si figuri. Cosa facciamo ora? Facciamo i castelli di sabbia. Io adoro fare castelli di sabbia. Qual è già l'incantesimo per i castelli? Holly, è inutile. Per farlo bastano paletta e secchiello. Riempi il secchiello di sabbia. Lo giri al contrario, dai qualche colpo e ecco fatto un bel castello di sabbia. Bello! Adesso provo io. Ecco fatto! Oh, oh, oh! Alla fine ti trasformerai in un elfo, Holly. Possiamo costruire un castello abbastanza grande da entrarci? Servirebbe un secchiello enorme per costruire un castello così grande. Come quello, per esempio? È davvero un secchiello gigantesco! Deve averlo lasciato qui un bambino gigante. Ma qui non c'è nessuno della gente grande adesso. Meno male. La gente grande ha anche grandi piedi e non si può sapere dove decideranno di camminare. Guardate! Hanno lasciato anche delle palette! Faremo un enorme castello di sabbia per la principessa Holly. Come ringraziamento per il pranzo. Buona idea, signor elfo. Posso aiutarvi? No, no, no. Pensa solo a rilassarti e a guardare gli elfi che fanno quello che gli elfi sanno fare meglio. E che cosa sanno fare meglio? Gli elfi sono i migliori a costruire le cose. E noi siamo elfi! Alzo, alzo, scavo, scavo, scaviamo tutti insieme. Giro, giro, rotola un po', rotola un po'. Principessa Holly, vuoi avere l'onore di salire a dare i colpi sul secchiello? Alzo, alzo! Ecco fatto! E ora possiamo entrare? Ma non c'è la porta! State tranquilli, ci penso io! Ah, ecco la vostra porta! Visto che questo castello è solo nostro, ho deciso che non mi devi più chiamare principessa Holly. Ora sono la regina Holly. E io sono re Ben. Oh, caspiterina, è ora di andare a casa. Oh, papà, ti prego, possiamo stare ancora un po' nel castello a giocare? Ma guardate, la marea sta salendo e... Per favore, signor elfo, restiamo ancora un po'. Solo qualche minuto, ok? Noi carichiamo i bagagli, ma appena vi chiameremo venite subito. Sì, mamma. Certo, promesso. Oh, guarda, il mare si sta avvicinando. Fantastico! Presto il castello avrà un fossato. Oh, Holly ha dimenticato la sua bacchetta. A proposito di Holly, andiamo a chiamare i bambini. Non voglio scendere mai più. Voglio restare qui nel nostro castello per tutta l'eternità. Oh, santo cielo, guarda quanto è salita la marea. Ben, Holly, scendete da lassù, subito! Non possiamo scendere, l'acqua è troppo alta! Holly, prova a volare fino alla riva, presto! Ok! No! C'è troppo vento per volare! Holly, credo sia il momento di usare la magia! Certo, mi basterà agitare un po' la bacchetta... Oh, ma dov'è finita? La tua bacchetta è qui, Holly! Ora te la lancerò, d'accordo? Ma c'è il rischio che finisca in mare! Sta tranquilla, Holly! La signora elfo è davvero insuperabile nel lanciare le cose! E io sono bravissimo nel riceverle! Ok! Bacchetta, sta tranquilla! Ben ti prenderà! Sei pronto, Ben? Sì, mammina! Uno, due, tre, lancio! Via! Hurra! Grazie!
Adesso è il momento di fare una magia. Sole, sabbia e mare, sulla spiaggia facci atterrare! Urrà! Brava, Holly! Sono felice di riaverti con me, Bacchetta. Ero sicura che Belle ti avrebbe presa al volo. Grazie, Holly. E io ero sicuro che tu ci avresti salvati con la magia. Il salvataggio è stato una perfetta combinazione di magia delle fate e abilità degli elfi. Allora, alle abilità degli elfi! E ovviamente alla magia delle fate! L'avventura di oggi ha inizio al piccolo castello. Il mulino a vento degli elfi. Tata Susina, per favore, vorrei del pane da mangiare con l'uovo. Mi dispiace, Vostra Maestà, ma non abbiamo pane questa mattina. Non c'è pane? Allora fallo apparire con la magia. Ma non posso fare apparire del pane se manca la farina. E oggi manca anche la farina. Problema risolto, ordiniamone dell'altra agli elfi. L'ho già fatto, ma come al solito il camion degli elfi è in ritardo. Tata, il camion degli elfi è arrivato. Consegna di cibo! Finalmente, signor Elfo! Riccardo sta ancora aspettando di fare colazione! Allora, quest'oggi abbiamo dei funghi, un pomodoro, fagioli in scatola e ovviamente uova! Basteranno per preparare un'ottima colazione per il re! Sì, la ringrazio, signor Elfo, ma l'unica cosa che mi serve oggi è della farina! Farina? Esatto, un po' di farina per fare del pane. Il re vorrebbe del pane. Non c'è problema, vi porteremo un bel sacco di farina dal mulino a vento degli elfi. Grazie mille, signor elfo. Vediamo un po', dunque potremo consegnarvela tra una settimana. Tra una settimana? Ma a me serve subito la farina. Ah, non sa quello che dicono? Non far fretta al mulino a vento degli elfi. Forse dovrei venirlo a vedere, questo mulino a vento. Ma certo, Tata Susina. L'accompagniamo noi, se vuole. Vedere il mulino sarà divertente. Vorrei tanto venire anch'io. Vieni pure. Sali a bordo, principessa Holly. Buongiorno, Ben. Buongiorno, Holly. Buongiorno, vecchio saggio elfo. Ah, ciao, Tata Susina. Ciao, come stai? Per favore, possiamo avere un sacco di farina? Certamente. Dovrebbe essere pronto più o meno tra una settimana. Ma a me serve adesso. Oh, oh, oh. Non sai come si dice non far fretta al mulino a vento degli elfi? Perché, scusa? Oh, oh, oh. Tu sai tutto su come un mulino a vento produce la farina? È ovvio che so tutto. Beh. Vecchio saggio elfo, tu ci puoi mostrare come si fa la farina? Ma certo che posso! Venite con me! Allora, qualcuno di voi sa dirmi cosa abbiamo qui? Beh, un elfo! No, no! Intendevo che cos'ha in mano l'elfo! Una spiga di grano! Risposta giusta, Ben! E chi di voi sa che cosa facciamo con le spighe qui al mulino a vento degli elfi? Io lo so! Prendiamo le spighe di grano. Aspetta e poi... solo un momento, Ben. Perché non lasci che siano le fate a darci la risposta? Le usate per spazzare la polvere? No, no. Usiamo le spighe di grano per fare la farina. Prima le mettiamo tutte in questo grande imbuto che provvede a separare le parti che non ci servono da quelle che ci servono. Venite con me. Dobbiamo scendere. Seguitemi. Però questa
me non sembra della farina. Perché il procedimento non è ancora finito, principessa Holly. Guarda, il vento fa girare le pale. Le pale fanno girare gli ingranaggi. E gli ingranaggi fanno girare le macine. Come vedi, le macine frantumano per bene i chicchi di grano. E finalmente, ecco della farina di ottima qualità. È un procedimento molto lento. Per questo ci vuole una settimana per ottenere un sacco di farina. Perché non può andare più veloce? Le pale girano in base alla forza del vento. Quindi, se facciamo in modo che il vento soffi più forte, le pale girerebbero più velocemente, giusto? Oh, certo! Ma non possiamo fare in modo che il vento soffi più forte. Io posso. Oh, un momento! Non sono sicuro che sia una buona idea usare la magia. Oh, smettila di brontolare. Faccio sempre attenzione quando devo interferire con gli agenti atmosferici. Tata Susina, posso fare un incantesimo anch'io? No, principessa Holly, tu sei troppo giovane per cimentarti in incantesimi sul tempo. Oh. Però puoi sempre osservare me e imparare come si fa. Soffia vento, fai il tuo dovere, usa la tua potenza e asseconda il mio volere. Ecco fatto, non avevo ragione io? Le pale stanno girando sempre più velocemente. Hai visto, vecchio saggio elfo? So sempre quello che faccio. A me è sembrato di sentire un tuono. Sei stata tu a crearlo, Tata Susina. Ma io? No! Non ho creato il tuono con la magia, solo il vento. Sei proprio sicura di non aver creato una tempesta, Tata Susina? Certo! Beh, vento, uragani, tempeste, non è facile capire la differenza. Oh, stiamo producendo un po' troppa farina. Tra poco finiremo tutti i sacchi. Dimmi, tata Susina, questo tempo dir poco spaventoso è opera tua. Oh, smettila di brontolare. Vedrai che migliorerà tra un momento. Tanto non può certo peggiorare. Oh, il mulino a vento è fuori controllo! Sta producendo troppa farina adesso! Correte, correte! Mettetevi in salvo! Ci salti di qua! Aiuto! Mettiamoci al riparo! Aiuto! Il mulino è impazzito! Guardate come girano veloci le pale! Troppo veloci! Il mulino a vento è fuori controllo! Si sta riempiendo di farina, ne produce troppa! Ma non volevamo ottenere proprio questo! Dobbiamo fare in modo che le pale rallentino subito! Oh, e va bene! Pronuncerò un'altra formula magica per fermare il vento! No, ti ringrazio molto, tata Susina! Per oggi ne abbiamo abbastanza di magie delle fate! È il momento che gli elfi si diano da fare! Qual è il tuo piano, vecchio saggio elfo? Dobbiamo soltanto prendere all'asso una pala e così fermare il mulino a vento. Tenetevi forte a questa fune, amici elfi. D'accordo! Sei proprio sicuro che sia una buona idea? Sappiamo quello che stiamo facendo. Adesso rimanete indietro e fate attenzione. È riuscito a prenderla! Urrà! Un gran bel lavoro, vecchio saggio elfo! Te l'ho detto che avrebbe funzionato! Spero almeno che si divertano! A me non sembrano molto felici di essere lassù! Gli elfi non sono mai felici, non preoccuparti! Forse è il caso che tu adesso provi a fermare l'incantesimo, tata Susina! Scusate, che cosa ha detto? Ferma subito il vento! Come vuoi! Obbedisci, vento! Ti ordino di sparire subito! Vecchio saggio, ti senti bene? Ma certo che mi sento bene! Sono un elfo!
Ora posso prendere il mio sacco di farina. Fermati, Tata! Ti suggerisco vivamente di non aprire quella porta, è meglio. Oh, e smettila di brontolare! Ben, guarda! Quello è il tuo papà! Ciao, papà! Ciao, Ben! Ah, signor Elfo, potresti consegnare un solo sacco di farina alla nostra Tata? Può averne anche un camion intero e non si preoccupi, le do un passaggio! Urrà! La ringrazio, lei è davvero molto gentile. L'avventura di oggi ha inizio al piccolo castello. La banda degli elfi. Ti devo dare una brutta notizia, purtroppo. Quale sarebbe, cara? Siamo stati invitati dal re e dalla regina Calendula questa sera. Oh, è terribile. Il re e la regina Calendula sono noiosi e così snob. Mi fanno sempre sentire una provinciale, una regina di campagna. Allora perché andiamo a trovarli? Perché ci hanno invitati. Non potevo dire semplicemente no. Sono bravo in queste cose, lascia fare a me. Pronto? Regina Calendula, sono Re Cardo. Mi dispiace, ma la regina Cardo... E io non potremo venire stasera. Oh, no! Che peccato, ci tenevamo così tanto. Sì, mi dispiace davvero. Stasera dobbiamo andare a un gran concerto. Davvero? Che tipo di musica? Musica elfica. Elfica? Oh, credo di non averla mai sentita. Oh, sai... In realtà è molto bella. Oh, Re Calendula e io amiamo la buona musica. Ah! Ci sono! Veniamo noi da voi! Oh, che bello! A stasera! E allora com'è andata? Beh, ho una buona e una cattiva notizia. Prima dimmi quella buona. Non andremo dal re e dalla regina Calendula. Urrà! Allora? Qual è quella cattiva? Verranno loro al nostro castello. Oh no! E si aspettano un concerto di musica elfica. Cosa? E io ho detto loro che sarà un gran bel concerto. Oh, oh, la banda degli elfi suona malissimo. Ma è l'unica musica elfica che abbiamo. Ci metteranno in imbarazzo. Ma non suonano poi così male. All'ultimo concerto tu hai detto che erano disgustosi. Beh, chissà, forse sono migliorati. Tata! Convoca la banda degli elfi. Sì, vostra maestà. Ecco a voi la banda degli elfi al vostro servizio, maestà. Vecchio saggio, stasera verranno a trovarci delle persone molto importanti. Il re e la regina Calendula. Sono terribilmente noiosi e anche molto snob. E vogliono sentire musica elfica. Vi siete esercitati? No, vostra maestà. Voi stesso ci avete dato l'ordine di non suonare mai più. Capisco. Ma ora ho cambiato idea. Oh, per noi è un onore, vostra maestà. 1, 2, 3, 4 Umpa! 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 Non è così male. È stato orrendo. A me è piaciuto molto. A te potrà anche piacere, ma sono certa che non piacerà affatto al re e alla regina Calendula. Posso darvi un suggerimento, vostra maestà? Quale, Tata Susina? La principessa Holly potrebbe suonare il suo flauto per gli ospiti. Sì, la Tata mi ha insegnato, mamma. E Holly si è esercitata moltissimo. Ma che incantevole melodia!
Piacerà molto al re e alla regina Calendula. C'è un piccolo problema. Tu hai promesso musica elfica e la nostra Holly non è un elfo. Potrei farle crescere delle orecchie da elfo. Oh. No, grazie, Tata. Ci sono. La Tata può insegnare agli elfi a suonare la melodia di Holly. Urrà! Ora tutto è risolto. A più tardi. Tutti a bordo? Sì! Perfetto, si parte! Quegli strumenti non hanno solo un suono buffo, hanno anche un aspetto buffo! E non conosce ancora i loro nomi! Questo si chiama pennuto trillante! Quello è l'elefante affamato! E quello è l'orso bruno ubriaco. Delizioso! Ma il suono fa un po' ridere. Ah, questo perché tu non hai le orecchie sensibili degli elfi. Umpa, 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 umpa. Va bene, ora basta! Smettetela per piacere! Principessa Holly, per favore, potresti suonare un'altra volta la tua melodia? Immagino che tu sappia leggere la musica. Beh, ammetto che non ho mai sentito prima questo pezzo. L'hai suonato perfettamente. Perfettamente per te, forse. Ma questa non è musica elfica. La musica elfica è umpa umpa. Ecco, così. Umpa umpa! Stop! Basta! Non dimenticate che dovrete suonare per il re e la regina Calendula. Sono persone molto snob. A noi piace la vostra musica, ma al re e alla regina Calendula purtroppo no. Giusto, quindi suonate la sua melodia, prego. Eccellente! Holly, la banda degli elfi suona meglio adesso? E come, papà? Sentirai, si sono esercitati tutto il giorno. Va bene, sentiamoli suonare. Oh! Così è davvero meglio! Sì. È bellissimo, ma ancora non sono convinta che piacerà ai nostri ospiti. Perché, mamma? Perché loro non amano le cose semplici di campagna e questi strumenti hanno un suono così, grezzo. Risolvo tutto io. Come? È facile, userò la magia per rendere il suono più normale. Signor Elfo, suoni la melodia. Fantastico! Questo è esattamente il tipo di musica che piacerà ai nostri ospiti. Problema risolto. Il re e la regina Calendula. Che delizia vedere di nuovo il vostro piccolo regno, regina Cardo. Per noi è sempre un grande piacere assistere alla semplice vita di campagna che conducete qui. Non vediamo l'ora di sentire un po' di... musica elfica! Oh, certo! Sono davvero eccezionali! Oh, Riccardo! Sei un direttore d'orchestra, non lo sapevo! Ho uno speciale interesse per la musica di questa banda! Ammettere che non mi aspettavo assolutamente che la musica elfica fosse così. Si sono esercitati molto. Sarà per questo. Questi elfi suonano bene, ma la melodia è un po' all'antica. E gli strumenti hanno un suono così ordinario. Credevo che la musica elfica fosse più popolare.
Che cosa hai detto? Oh, già meglio. Che succede? Una fantastica esibizione! Così emozionante! Un trionfo, Riccardo! Hai mai considerato l'idea di insegnare musica? Ah beh, sì, forse! Balliamo! Umpa! Umpa! L'avventura di oggi ha inizio al piccolo castello. La collina delle formiche. Oh, che bella giornata per un regale picnic delle fate. Tata Susina, prepara il cestino magico da picnic. Non posso, Vostra Maestà. Perché no? Perché il cestino magico da picnic è scomparso. Vuoi dire che l'hai perso? Le cose non possono scomparire. Oh, dov'è finita la mia poltrona? Tata, non trovo più la mia bacchetta magica. Ecco. Un pianoforte da consegnare a Riccardo. Ben, allora ci sei? Arrivo, papà! Sbrigati, Ben. Devo consegnare il pianoforte al piccolo castello. Non voglio fare tardi. Lo sai, Ben? Gli elfi non fanno mai tardi. E noi siamo elfi! Oh, dov'è il mio corno? Ben, devi stare più attento alle tue cose. Un bravo elfo non perde mai le sue cose. Oh, dov'è finito il mio piano? Che cosa succede? Ah, formiche! Ehi, è il nostro televisore! Perché stanno prendendo la nostra roba? Ah, non lo so! Formiche! È intollerabile! Tata Susina, su, fa qualcosa! Certo, allora seguiamole. Le nostre cose. Probabilmente alla formica regina. Formica regina? È carina come la mia mamma. Beh. Ha dei bei vestiti e una corona scintillante, vero? No, la formica regina è un tipo diverso di regina. Oh. Quello è il mio corno! Quella è la mia bacchetta! Oh! Quello è il nostro televisore! Le formiche stanno rubando le nostre cose! Sì, anche le nostre! Ma dove le stanno portando? Giù dalla formica regina! Tata, ti ordino di dire due parole a questa formica regina! Quali parole, Vostra Maestà? Dille che la smetta di rubare le nostre cose! Lo farei volentieri, Vostra Maestà, ma è che non parlo formichese. È tra le lingue degli insetti più difficili, insieme al millepiedese. Ci serve qualcuno che conosca il formichese. Gastone! Ah, bene, le coccinelle parlano formichese. Allora Gastone può essere il tuo interprete. Ora scendi, Tata. Possiamo andare anche io e Ben? Certo. Ma state vicini a Tata Susina perché possa proteggervi. Urrà! Andrò anch'io per proteggere Tata Susina. Voglio andare anch'io, così posso proteggere il signor Elfo. Ah, queste gallerie scenderanno parecchio, ne sono sicuro. Quanto parecchio? Arriveremo fino al centro della Terra? Spero di no. I miei piedi sono già abbastanza stanchi. Oh! Da questa parte! È molto facile perdersi in tutte queste gallerie.
È un labirinto! Spero che ritroveremo la strada per uscire. Non preoccuparti, so come orientarmi nei labirinti. All'inizio bisogna scegliere la strada che va in basso e proseguire su quella che va verso l'alto. Se fai in questo modo non ti perderai. Oh, un vicolo cieco, papà! O forse era a girare prima a sinistra e poi a destra? Oh, ci siamo persi, signor Elfo? Cos'è questo rumore? Ah, formiche! È una fortuna! Ci diranno dove vive la formica regina! Gastone, di scortateci dalla regina! Cosa hanno risposto? Gastone dice che ci daranno un passaggio. Wow! Hi-ha! Decolla, decolla! Deve essere qui che vive la formica regina. Oh! Oh! È quella la regina? Sì, credo. Davvero molto grande. Gastone, puoi tradurre quello che dico, per favore? Salute a voi, vostra formichezza. Io mi chiamo Tata Susina. E io mi chiamo Holly. Sono una graziosa principessa delle fate. Io sono il signor Elfo. E io sono la signora Elfo. E io sono Ben l'Elfo. E noi siamo elfi! E voi avete il mio corno! E lì c'è la mia bacchetta! Ecco il pianoforte del re! E il nostro televisore! E il mio cestino da picnic magico! Gastone, chiedi se possiamo riavere la nostra roba. Quello vuol dire no! E perché non vuole renderci le nostre cose, Tata? Glielo chiedo subito. A che cosa vi serve questa roba che avete preso? Dice che le formiche la mangiano, anche se il suo sapore è orribile. Non riesco a capire. Perché la mangiano se la trovano orribile? Questi sono oggetti, non cibo. Dice che di solito prendevano il cibo che la gente grande avanzava durante i picnic. Ma la gente grande non fa più picnic da tanto tempo. Così le formiche sono costrette a mangiare tutta l'immondizia che trovano. Quella non è immondizia, è un raffinato strumento musicale che dovevo consegnare al re. Non sapete che non si mangiano gli strumenti musicali? Eh no, Ben, queste formiche sono chiaramente ottuse. Gastone, non devi tradurre questo! Quando ho detto che siete ottuse, in realtà volevo dire che siete intelligenti. La regina non sembra molto felice. Se volete del cibo, posso farne apparire un po' nel mio cestino da picnic magico. Che cosa vorreste mangiare? Adora le cose dolci. Esattamente, che tipo di dolci? Gelatina? Oh, io so fare la gelatina. Attenzione, Tata. Non vogliamo un'inondazione. Non preoccupatevi, so benissimo quello che faccio. Cestino magico, per cortesia, dammi un po' di gelatina, ma che non troppa sia. Ne volete ancora? Nessun problema. Attenta, Tata Susina. Oh, signor Elfo, la smetta di agitarsi. Al cestino chiederò gelatina ancora un po'. Tata, vogliono tutta la gelatina. Oh, santo cielo, ci vorrà un giorno intero. Devo farne subito molta di più. No, Tata Susina! Ancora, ancora, ancora! Inondazione di gelatina! Guarda, la gelatina ci sta portando fuori! Inondazione di gelatina!
Mi par di udire delle voci. Che dicono? Inondazione di gelatina! Non capisco che cosa stanno urlando. Non so, non riesco a sentire. Inondazione di gelatina! Oh, 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 inondazione di gelatina! Inondazione di gelatina! Evviva! Ho di nuovo il mio corno! E io la mia bacchetta magica! E le formiche hanno tutta la gelatina che vogliono! Il piano ha preso una bella batosta! Per fortuna non è il mio pianoforte! Invece, Vostra Maestà, è il vostro piano! Stavo venendo a consegnarvelo! È tutto ok, papà, hai sentito? Suona bene! Ma dovrete suonare solo note alte, maestà! Note alla mia altezza reale! L'avventura di oggi ha inizio al piccolo castello. Il grande Barry. Avete sentito? Non c'è dubbio, sono affamato. Sì, anch'io. Mi è venuta voglia di pesce con le patatine. Ma non abbiamo pesce, Vostra Maestà. Cosa? Non c'è il pesce? Posso procurare dei bastoncini di pesce. Che delizia! Adoro i bastoncini di pesce. No, no. Ho voglia di pesce fresco. Appena pescato, con tante patatine. Ci sono! Il papà di Ben ha un peschereccio. Bene, allora andiamo subito a parlargli. Ormai è ora di ritirare la barca per l'inverno, Ben. Sono felice che Bunty abbia superato l'estate senza alcun incidente. Come? Che tipo di incidenti? Quelli in cui le barche vengono mangiate. Mangiate? Sì. Strano, davvero non ti ho mai raccontato la storia del grande e grosso Barry il pesce? No. Era una notte buia e tempestosa. Stavo navigando sul mio peschereccio quando improvvisamente... Un pesce, signor Elfo! Che cosa? Voglio un pesce per cena con le patatine. Oh! Quindi vorrei che ci portasse nel lago per prenderne uno. Vedete, ho appena messo in secco Bunty per l'inverno. Chi è Bunty? La mia barca. Beh, un'uscita in più non può farle male, giusto? E invece sì, purtroppo. Si bagnerebbe. Signor Elfo, è il suo re che glielo ordina. Ok, salite a bordo. Dovete lasciare qui le vostre bacchette. Non si usa la magia sulle barche degli elfi. E noi siamo elfi. Finalmente si parte. Voglio stare io al volante. Aspettate un momento. Sarete anche il re sulla terra, Vostra Maestà. Ma su questa barca io sono il capitano, quindi ho io il comando. E va bene, capitano. Basta che io abbia il mio pesce. Holly, Ben, caricate il motore. Agli ordini, capitano. Riccardo, prendete il timone. Molto volentieri, capitano. Oh, oh, è divertente! Virate tutto a tribordo! Cosa? Girate a destra! Perché non l'ha detto subito? In mare non si dice destra e sinistra. I termini corretti sono tribordo e babordo. È una cosa un po' sciocca. Ci metteremo a pescare a poppa. Ma che cos'è? Il retro della barca, venite con me. Pescare è una faccenda delicata. Bisogna sempre avere il giusto tipo di esca. E oggi che tipo di esca useremo per pescare? Pane raffermo. Pane raffermo? A chi piace il pane raffermo? Mettiamoci un po' di burro, papà. E marmellata. Certo, non pescheremo niente con il pane raffermo, ragazzo mio. Spalmaci un po' di marmellata. Oh, basta, sono il capitano. Quindi finché sarete a bordo farete quello che dico. Agli ordini, capitano. E ora silenzio. Ai pesci non piace il rumore. È molto autoritario, vero? Pescare è così emozionante! Shh, non si parla! Adesso aspettiamo. È sicuro che sia il modo giusto? Certo che sono sicuro! Andiamo, voglio provare anch'io! Bene, ora vedrete. Ci vuole tempo per prendere un... Pesce! Ha abboccato un pesce! Holly, presto, il retino!
Sta pronta a prenderlo! Ben fatto, Papino! Wow! È bello grosso! È enorme, non è vero? Sono stato grande! Quello è solo un pesciolino! Deve essere il pesce più grosso del lago! È troppo piccolo! Era il pesce più grande che avessi mai visto! Io invece ne ho visti di molto, molto più grandi! Davvero? Davvero! È passato molto tempo dal mio primo incontro con il grande e grosso Barry! Grande, grosso Barry? E chi è? Il pesce più grande, enorme, gigantesco che il mondo abbia mai conosciuto! Oh! Era una notte buia e tempestosa. Stavo navigando sulla mia barca preferita, Hilda, quando vidi per la prima volta il grande e grosso Barry. Decisi subito che dovevo catturarlo. Volevo essere quello che l'avrebbe acchiappato per la più grande abbuffata di pesce della storia. Provai molte esche diverse prima di scoprire cosa piaceva a Barry. Il formaggio. Il formaggio? Esatto. Agganciai un pezzo di formaggio all'amo e Barry abboccò immediatamente. Purtroppo, però, era troppo forte per la mia cara vecchia Hilda. Il grande cattivo Barry trascinò la mia povera Hilda per tutto il lago e quando si fu stancato, lui la divorò. Si mangiò la sua Hilda? Ma è una cosa orribile! Sì, puoi dirlo. Così lei costruì Banti per rimpiazzare Hilda? No. Prima ci fu Doris, poi Peggy, poi Abigail, Fifi e Trixie Belle. Senza dimenticare Sabrina, Vicky e Miss Bubu. Barry se le mangiò tutte. Oh. Da allora provai a catturare Barry un sacco di volte, ma lui era sempre troppo forte. Ecco dove andava a finire tutto quel formaggio. Alla fine rinunciai. Il grande e grosso Barry è ancora là fuori, da qualche parte. Oh. Incredibile! Ho preso una regale decisione. Cattureremo il grande e grosso Barry e lo mangeremo con le patatine. Urrà! No, non possiamo! Non voglio perdere un'altra barca! Non Banti! E comunque non c'è traccia di formaggio a bordo. Barry ne sente l'odore a miglia di distanza, anche se è formaggio magro. Ottimo! Ho un po' di formaggio nel mio cestino da picnic. Possiamo usare questo? Ah! Formaggio a bordo! Gettatelo via prima che sia troppo tardi! Oh no! Perché l'ha fatto? Ve l'ho detto! È pericoloso avere formaggio a bordo. Per fortuna ho anche un bel pezzo di formaggio saporito con cui possiamo attirare Barry. No, io mi rifiuto di aiutarvi. Allora faremo a meno del suo aiuto. Assumo io il comando. Urrà! Ah, è ammutinamento! Gli ammutinati del Banti! Prenderemo questo Barry e lo cucineremo con le patatine. Ben, prendi il timone. Agli ordini, capitano! Holly, tu tieni il retino! Agli ordini! Qui, Barry, Barry! Barry! Avanti, Barry! Dove sei finito? Non sta funzionando! Qui, Barry! Andiamo, amico! Se dobbiamo dare la caccia al grande Barry, almeno facciamolo correttamente! Certo! Dovete fare quello che dico, appena ve lo dico! Agli ordini, capitano! Il grande Barry è troppo grande per questa canna da pesca. Dovremo usare questa. Wow! Volete incontrare il grande e grosso Barry? Sarete accontentati. Fantastico! Adesso aspettiamo, ma non ci vorrà molto. Guardate! È lui! È il grande e grosso Barry! Che pesce enorme! Avremo da mangiare per settimane! Ha preso il formaggio! Far partire il motore! Massima potenza! Non andiamo da nessuna parte! Sì, invece! Il grande Barry ci sta tirando indietro! Tenetevi forte! L'abbiamo preso! L'abbiamo preso! Holly ha ragione! Non avremmo mai dovuto cercare di catturare Barry! È troppo grande! È troppo cattivo! Dobbiamo liberarlo! Giammai!
Si sta arrendendo. Io non direi proprio. Sta mangiando la lenza. È tutta sua. Mi arrendo. Scusa se abbiamo cercato di pescarti. Nessun rancore, Barry? Oh. Sta mangiando la mia panty. Calare le scialuppe. Abbandonare la nave. Prima le donne e i bambini e prima di tutti il re, ovvio. Salve a tutti! Le patate sono pronte. Dov'è il pesce? Oh! Che cosa succede? Il grande e cattivo Barry si sta mangiando Bunty! Oh, cielo! Forse gradirebbe delle patatine come contorno. Secondo me è pieno. Ahimè, povera Bunty. Era una cara amica. Mi dispiace, ma ora che cosa mangiamo? Gradirei molto dei bastoncini di pesce con le patatine!